Salve! Ciao! Benvenuti in un nuovo fantastico video su questo canale a scazzo. Siccome il mio canale è praticamente solo vlog, e non va bene, non va bene, portiamo qualcosa di diverso una volta ogni tanto. Così variamo un attimo. Avvertimento, questo video non sarà minimamente tagliato, quindi un avvertimento anche per voi. Giusto qualche censura. No, nemmeno. Nessuna censura. Ma niente, zero censure. Dio cane! No, dai. Così per la gratuità. Nei primi 37 secondi c'è cioè, sicuramente lo vedono tutti. L'hai detto tu? Nessuna censura. Va bene. Oppure fai solo questo, tipo. Inganni a genere. No, questo lo metti al contrario. No, sai perché? Perché questo video verrà caricato tipo giovedì e io non ho il tempo di editarlo. No, ci stava che solo questo. Ma è storto. Ma perché così prende tridimensionalmente sia tu che lui. No, compri il cazzo. Non sono una macchina, l'ho messo così. Cioè. Va bene, il gioco in questione è questo. Zombie Sight. Un bel gioco, ho fatto alcune partite con questo gioco, ma le ho fatte ormai svariati anni fa, quindi... Eoni, decadi. Milioni e milioni di anni fa, quindi direi di rifarci una bella... lettura delle rules. Ecco. La cosa più bella è che possiamo parlare con un tono di voce normale. Ci sì, perché tanto benissimo. Con il nuovo fantastico microfono offertoci dai miei soldi posso avere un audio bello anche a una distanza di un metro e mezzo. Piccolo problema, non ci posso utilizzare l'effetto per il vento, ma ok. In teoria doveva uscire una recensione di quel microfono, ma l'audio della recensione è muto e non avevo il tempo di riregistrarlo, quindi prima o poi uscirà. Se no prendete il video vecchio e questo nuovo, vedrete che è meglio questo, punto. Se vi interessa del microfono ci farò una recensione, se non me frega niente. Mettete like se volete la recensione del microfono. Esatto, qui adesso bisogna chiedere tutte quante... Arriviamo a 500 like per adesso la, facciamo tutte quante... Spolliciate! 500! No, tu devi sempre... 500 quando? Io 50! Fai sotto? Ci arrivo a 20. 500 euro se mettete mi piace. Va bene, quelli di Renzi? Uh-huh. Ok. 15 like. Che parbonata. 25. Va benissimo. Un 25. Like al prossimo video. Va bene, tanto lo faccio comunque. 25. Allora, questo è il foglio delle regole e queste sono le regole. Allora, la cosa molto figa di questo libricino delle regole è che presenta un mega riassuntone dietro con tutte le fasi durante il turno. Però, per completezza, io leggerei tutte quante le 20 pagine di regole, perché alcune non sono citate qui e non è dopo facile ritrovarle tutto quanto. Quindi... Così sicuro di farlo? Sì. Ah, questo video sarà lungo, punto, cioè minimo un'ora, proprio minimo. Quindi chiedo adesso tutto, condivisioni, mettete like, iscrivetevi, campanella, se vi siete iscritti mettete sta cazzo di campanella, perché tanto le notifiche pare che arrivano solo... alla gente di cui non gliene frega niente, quindi mettete la campanella. Guardate le pubblicità. Tanto non ci sono pubblicità. No. Qualcuno ci paga per fare ciò? No. Quindi. Siamo gli imprenditori di noi stessi. Esatto. Allora, togliamo questa scatola che per ora non serve a niente. Fatto sta che il gioco è davvero grande e pesante, come il mio cazzo. Grazie. Bene, partiamo con la prima paginina. Adesso mostreremo così e poi leggeremo. Se volete leggervela potete mettere in pausa il video. Ora non si vede niente. Non si vede comunque, me ne frega niente. Ve la legge lui. Chi è che sta leggendo decentemente? Far leggere un dislessico non è un'ottima idea. Cosa? Beh, sono dislessico. Ah, bello. Sono handicappato. No, ok. Sì. Allora. Vabbè, il contenuto. No, contenuto. Numero 1, perché l'hashtag sta per criminalità. Primo, facciate un like. 9, tessere di gioco, a due facce, quindi 18 quasi.
Che senso quasi? Nel senso che sono 18 ma sono 9 tessere. Ah. 18 facce, 9 tessere. Come le pagine, le facciamo. Esatto. 71 miniature, di cui 6 sopravvissuti, 40 deambulanti, nome per non incappare nel copyright dicendo zombie, 8 grassoni, 16 corridori e un abominio. Non si dice grassoni, si dice ossa grosse. Ossa grosse. Grazie. E un abominio. Lo stesso per non incappare nel copyright di Left 4 Dead, che non lo puoi chiamare tank. Esatto. Poi 6 dadi. No, tank, perché abominio è proprio... 4 segnalini auto. Sì. Pimp. Okay. You pimp my ride. Pimp my ride. 6 segnalini generazione zombie. Sì. Queste nuove generazioni. Lo so, nuove generazioni di zombie. Puttana. Sempre con lo smartphone. Un segnalino uscita, exit. 110 minicarte. 6 schede, identità dei sopravvissuti, 10 segnalini obiettivo, 18 segnalini rumore, 12 segnalini porta, 1 segnalino primo giocatore, 24 segnalini abilità, 6 indicatori di esperienza. Poi, hashtag 2, sopravvivi e vinci. Yeah! Zombicide è un gioco collaborativo in cui i giocatori affrontano orde di zombie controllate dal meccanismo stesso del gioco. Ogni giocatore controlla da 1 a 4 sopravvissuti a un'epidemia di zombie. Lo scopo del gioco è semplicemente quello di completare gli obiettivi della missione per sopravvivere un altro giorno ancora. Ma pensa quanto è triste che uno gioca da solo con 4 personaggi. L'ho fatto. Onesto. Ero triste in una stanza al buio. Ma ehi, ehi, la buona notizia. Gli zombie sono lenti, stupidi e prevedibili. La cattiva notizia, ce ne sono a non finire. Sì. Cioè? A non finire. Tanti. Cioè più o meno 71-6. 71-6, esatto. Okay. Poi i sopravvissuti sono tutto ciò su cui riescono a mettere le mani per uccidere gli zombie. E se trovano armi più grosse possono uccidere ancora più zombie. Un giocatore può scambiare equipaggiamento, fornire, ricevere o ignorare consigli e perfino sacrificarsi per salvare la sua ragazza. Tuttavia soltanto sono le ship. Sì. Perché però non ci stanno gli uomo. Certo ci sono. Allora, certo, allora questo è razzista. Certo. Perché tu puoi essere... il gioco non è razzista, ma si presentano come... Sì, perché tu puoi essere... Esatto. Perché tu ti puoi pure identificare come una nave spaziale aliena in maniera sessuale, ma io non ti giudico. Però se devi togliere questo argomento prima che mi triggero. No. Uccidere gli zombie è divertente. No, scusa, Tommaso. Sì. Tuttavia, soltanto tramite la collaborazione sarà possibile conseguire gli obiettivi della missione e sopravvivere. Uccidere gli zombie è divertente, ma sarà necessario anche salvare gli altri sopravvissuti, ripulire le aree infestate, trovare cibo e armi, esplorare una città fantasma e altro ancora. Aver fatto pratica con Zombicide, il vostro gruppo di gioco diventerà la squadra che ammazza zombie per eccellenza. Dai, yeah. E bam, preparati per... Preparazione. Scegliere una missione. Ok. Primo punto, collocare le tessere. Tengo il conto. No, non così, fai così sempre perché così è vaffanculo. No, fai così, così ti sparano. Ah sì, perché non ordinare mai 3 whisky in un bar tedesco in questo modo. Sei americano. Poi, collocare le porte, le auto e gli obiettivi. No, 3. Poi 4, mettere da parte le carte Pimp Mobile. Molotov, padella e ferita. Inoltre riservare una carta shanti incendio, piedi porco e pistola. Ma non possiamo intanto preparare mentre leggiamo le cose. Ni, perché in teoria dovremmo scegliere anche la missione. Allora scegliamo la missione. Vabbè, scegliamo tipo una casa alla volta. Non c'è un modo per andare veloce? Sì. Intanto facciamo questa in ordine e poi prepariamo. Scegliere la missione. Vai avanti. Vai dopo con la pagina 20. Ah sì? Sì. C'è un po' di roba da leggere. Sei sicuro? Sì. È tanto da leggere. Ok. Missione. Partita introduttiva 00. 4 più sopravvissuti, 20 minuti. Eravamo assieme ad alcuni amici quando la prima sirena ha iniziato a suonare. Siamo seguita qui. Da una amica. No, dobbiamo controllare magari uno più di uno. Davide! Seguita da una amica degli altri. In meno di un'ora tutto era cambiato. La televisione e la radio davano notizie terrificanti. Decidemmo di trovare riparo nella casa del vicino, molto più sicura. Dovevamo solo attraversare la strada, ma loro erano già lì. Tessere richieste 1B e 2B. Ok, dai. Io vorrei far notare la differenza che c'è tra 0 e 1. E poi... No, niente, sono sempre 3x3 le altre. Circa.
ragazzi, è pieno di roba. Hai spostato tutto il tavolo? Vabbè, sti cazzi. Ok. Qui in realtà c'è un tavolinetto dove mettiamo le cose, perché sennò ragazzi è troppo roba. Questa è la carta energia fondamentale. Cazzo, sono grosse le carte. Sì. Vabbè, è un gioco di ruolo. È un gioco di ruolo enorme. Enorme. Come il mio cazzo. Bene. Esatto. E ti serve? 1B, 2B. 2B. Perfetto. E non dire che ti serve il 4 io perché... No, 1B. Ok. 5, no. Vabbè, rimettiamo l'altro al posto. Sì. L'hai già presa? Da uno, no, due, però due. Appunto le prendo da... Questo è il perché C, c'è anche esatto. Aiaiai. Ai, ai. 2C, 6, 1 B al posto. Come le rivolgiamo? Mi sa... No, aspetta. Devi... c'è scritto un po' come sta scritto. Allora. Beh, questo tuo, insomma. Questo è l'1B. Sì, ok. Allora, se le vogliamo mettere da me... Mettiamole in verticale così. Così. Per lungo, tra virgolette. Il 2 sta qua. Così. La scritta del 2 sta qua. A posto. E quindi adesso mettiamo... Mi servono due segnali di zombie. Cioè, due deambulanti, scusa. Quali segnali? Devo mettere questo qui. Processo, che è un segnalino obiettivo. Quindi noi partiamo dalla cucina. Partiamo da qua. Poi serve questo qui. Che cos'è? Una porta bloccata. Una porta chiusa. Sì. Se ne serve un'altra di porta. Un attimo, c'è stato un po' di confusione. Ah, ok. Oh, sì. Prendo degli ambulanti. No, questo è un corridore. Ecco, questo è un costume. Questo è un deambulante. Questo è un deambulante. Sì, ci sono giusto due. 100.000. E poi serve la zona di generazione zombie. Che penso sia un segnalino? Sì, è un segnalino rosso. Questo qua. Segnalino rosso. Fortunatamente non serve altro. Serve anche una porta. Un'altra. Sì, sì, infatti me la prendo. Una aperta. No. Dov'è la porta? Qui. Visto. Sì, bravo. A occhio come mettete la porta, perché uno indica che è aperta e uno che è chiusa. Sì, ok, così. E questo sta in fondo. Generatore zombie. Salute. Anche a lei. Maledizione all'ordine. Maledette donne. Hanno una cosa diversa. Ma. Maledete. Sì, sono precisi. Guarda. Questo è quello che ti dico la metà. I grassoni vanno in centro. Perché sono praticamente. Sono segnalini. Sì, sono i segnalini per i punti. Posso tornare al punto. Hai messo tutto quanto? Sì. Anche la via d'uscita? Sì. No? No. Sì. Scusa, obiettivo. Questo? Non c'è altro da mettere. Sì, ho. C'è l'uscita. No, era penso sia l'obiettivo. No, l'obiettivo qua non è uscire. Questi non vanno. No, non ci sta. C'è l'uscita la è. No, l'uscita è stata questa. Il braccio alzato va un po'. Qua. Ma. L'area di partenza del giocatore. Ah, ok. Che lo vedo al contrario. Non è questo. Però. Ah, perché io la vedo sempre al contrario, ok, scusate. Vabbè, tranquillo. No, tu la vedi al dritto. Tu sei l'unico che la vedi. Sì, ma io di solito l'ho giocata sempre al contrario. Ah. Va bene. E quindi, allora, abbiamo collocato tutto. E... Questa è una donna. Ma non è lì. Questi stanno qua. Nel corridoio. Sì. Quindi continua, tanto io... Bisogna comporre un mazzo delle carte zombie e una delle carte equipaggiamento. Mm-hmm. E collocare questi mazzi separati a faccia in giù accanto al tabellone. Una scherzo allora. Allora, bisogna creare una donna e collocare questi mazzi accanto al tabellone a faccia in giù. Non molto, non è molto lì. Non ci manca qualcosa.
O se vuoi mettere una donna, rimettiamo questo a posto. Tipo. Eh? Se vuoi togliere una donna. No, no. Sono quattro buchi non occupati. Chissà dove sono finiti di quelli. Ehi, culo. Ecco lì. Metti di sotto. Madonna, non ho perso lungo con gli stand, sono fantastico. Scusate per questo momento di pausa mediatica. Forza. Grazie. Ok, più o meno ci ok, ce lo dico, c'è la missione, cosa ci serve. Qual è la missione? Sicuro? Sì. Ne sei sicuro? Sì. Mazzo degli zombie ridotto. Ok. Si usano solo le carte zombie numerate 1, 2, 3, 4 e 41. Le altre vanno in scatola. E poi devi prendere col dorso giallo. Poi dovete prendere la dovete prendere la pistola, l'ascia e il piede di porco come equipaggiamento di partenza. Ah sì, perché così. Cioè non come equipaggiamento di partenza, ma metterli sopra il mazzo e l'equipaggiamento. Sì. Sono le prime tre carte pescate quando sopra il pistolo cerchi nel mazzo. Vado, tanto posso andare con la sola. Carte padella invece vengono distribuite come di consueto. Ok. Carta padella riconsueto in che senso? È che ne so, forse sta scritto qua. Sola, vado domani mattina. Allora. Perché intanto. Allora. Intanto te le divido perché. Ah, prendo gli zombie. Prendo le carte zombie. 1, 2, 3, 4 e 41, vero? Sì.